Eccoci. Bene, innanzitutto un applauso, li conoscete tutti. Io devo farvi innanzitutto una domanda che bisogna fare, perché oggi il sottosegretario Gabrielli ha detto che, cioè l'ha detto proprio pubblicamente, cioè nel senso che l'ha detto viva voce, non ha fatto un comunicato, eccetera, ha detto che non ha notizie, che è tutto falso questa storia della, dei contatti con la Russia. Ma poco dopo, in un telegiornale, un esponente del Partito Democratico, Misiani, ha detto che il caso non è chiuso. Come si fa a chiudere questo caso? Sottosegretario Molteni. Parto io. Ovviamente il caso della Russia. Il caso è a riferimento all'articolo di due, poi ci sono un po' di giornalisti, quindi è il caso, è l'articolo della Stampa che dice che l'articolo di l'altro ieri della Stampa che dice. L'articolo della Stampa che dice che la caduta del governo Draghi dipende da Putin, poi un altro articolo di Repubblica che dice che sono i russi che ci mandano gli immigrati tramite la Cirenaica in Italia. Io credo che ovviamente le parole di Gabrielli, del prefetto Gabrielli, ex capo della polizia, quindi persona autorevole, attuale sottosegretario con delega alla sicurezza nazionale, credo che quando la massima espressione della sicurezza del paese dice che tutte queste notizie sono prive di fondamento, queste sono notizie prive di fondamento, punto. E quindi è la dimostrazione della disperazione del Partito Democratico. Un Partito Democratico e una coalizione di sinistra che non ha agenda politica, che non ha prospettiva di governo, che non danno l'immagine di poter governare e di dare una seria e credibile piattaforma e agenda di governo, ovviamente si nascondono dietro queste falsità che tali sono. Io mi sono permesso proprio ieri di dare alcuni numeri, ad esempio per quanto riguarda l'immigrazione, in modo realistico, no? In modo assolutamente realistico, in modo particolare per quanto riguarda gli sbarchi provenienti dalla Libia. Ad oggi noi abbiamo 40.009 immigrati sbarcati in Italia, abbiamo sfondato il muro dei 40.000, quasi il 40% in più rispetto all'anno scorso, e di questi 40.000 dalla Libia ne vengono, dati certi al migrante, 21.507 arrivano dalla Libia. Di questi 21.507, meno di 4.000 arrivano dalla Cirenaica. La Cirenaica cos'è? È quella zona della Libia al confine con l'Egitto, dove ci sono i russi. Quindi non è vero, i numeri dicono che non sono i russi che mandano i migranti in Italia. I migranti arrivano in Italia, e lo dico in maniera molto chiara, perché in Italia manca una seria politica di contrasto all'immigrazione clandestina. Punto. Come si fa una politica di contrasto all'immigrazione clandestina? Dobbiamo inventarci qualcosa? No. Il nostro paese non si deve inventare nulla. Il futuro governo, che io mi auguro possa essere, e ovviamente dipenderà dal voto del 25 di aprile, ed è il motivo per cui il 25 di aprile, 25 settembre, 25 aprile è la data di anniversario del mio matrimonio, quindi il motivo per cui il 25 settembre la gente deve andare a votare è perché con un governo di centrodestra, all'interno del quale la Lega avrà un ruolo importante, noi riproporremo con quel signore che si chiama Matteo Salvini, che per aver difeso confini e frontiere è andato a processo. Questo è l'unico paese dove abbiamo avuto un grande ministro dell'interno che, per aver difeso la sovranità del nostro paese, il paese non gli ha detto grazie. Alcuni magistrati l'hanno mandato a processo e questo è inaccettabile. Noi riproporremo una politica che è quella dei decreti sicurezza, che hanno ridotto le partenze, ridotto gli sbarchi e ridotto le morti nel Mediterraneo. Quindi la ricetta politica per contrastare il fenomeno
dell'immigrazione, dei flussi migratori legati alla criminalità organizzata c'è. L'uomo si chiama Matteo Salvini, la forza politica si chiama la Lega e lo strumento politico sono i decreti sicurezza. Quindi sono due notizie che ci hanno dato stasera. Due notizie, due notizie. Abbiamo spostato la data del voto. Cioè, abbiamo spostato la data del voto. Oltre al tuo quello, anniversario insomma, di nozze. Ma... perché l'anniversario di nozze, no, non so se dal governo poi potrà il sottosegretario Molteni andare a portare la sua signora in giro. Ovviamente la mia signora viene prima di qualunque altra cosa. In augurio. Semplicemente perché qua. Semplicemente perché qua altrimenti divorziate. Senti, io però mi vorrei introdurre prima di passare agli altri ospiti, perché a Lampedusa sono ricominciati gli sbarchi. A Lampedusa non sono mai terminati gli sbarchi. Gli sbarchi a Lampedusa si sono contenuti in una stagione politica, al 2018, al 5 settembre 2019, quando il ministro dell'Interno è stato Matteo Salvini. Salvini va via dal ministro dell'interno, va via come ministro dell'interno il 5 settembre 2019. Io ho avuto l'onore e la fortuna di essere sottosegretario con Matteo Salvini e noi lasciamo come sbarchi meno di 5.000 sbarchi, meno di 5.000 migranti venuti in Italia. Tagliamo 1 miliardo di falsa accoglienza. Investiamo 1 miliardo in sicurezza e in assunzione delle forze di polizia. Siccome sono ancora sottosegretario dell'interno, lasciatemi fare un grande ringraziamento agli uomini e alle donne della Polizia di Stato e dei Carabinieri che sono anche qua. Tra l'altro oggi in Val di Susa i criminali del Notav hanno ripreso a mettere ferro e fuoco quella parte del paese e alcuni poliziotti sono andati all'ospedale. In un paese normale chi mette le mani addosso al poliziotto mette le mani addosso allo Stato, e quindi anche qua servirà una normativa molto più stringente per difendere gli uomini e le donne dalla Polizia di Stato. La situazione di Lampedusa, io sono stato più volte a Lampedusa, è drammatica, è al collasso. Guardate, quelli intelligenti di sinistra dicono che il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno strutturale e non si può dire che il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno emergenziale. Io dico invece che la situazione attuale, quei numeri che ho dato prima, 40.000 sbarchi, più 38% rispetto all'anno scorso, oltre 12.000 sbarchi soltanto nel mese di luglio, 17.000 sbarchi nel mese di maggio-giugno, sono numeri drammatici, sono numeri di un'emergenza nazionale. L'hotspot di Lampedusa soffre di alcuni problemi strutturali, ad esempio lì è cambiato il soggetto gestore del centro d'accoglienza e molto probabilmente lì qualcosa non funziona. Nell'hotspot di Lampedusa tu puoi avere al massimo 357 migranti, siamo a una media di 1.500-1.700. Il fatto che si usino le navi della Marina Militare, che dovrebbero difendere i confini marittimi del paese, per trasferire migranti dall'isola alla terraferma, o il fatto che addirittura con enfasi si dica che si utilizzano dei traghetti per trasferire i migranti da Lampedusa alla terraferma, i traghetti dovrebbero trasferire turisti, perché Lampedusa è una meravigliosa, una bellissima isola, è la dimostrazione che la situazione di Lampedusa è la fotografia di una incapacità, di un'inerzia europea da un lato, ma anche nazionale dall'altro lato, di gestire un fenomeno che va evidentemente contrastato. In Italia non si entra col barcone, col barchino, con il veliero, in Italia si entra col permesso di soggiorno, in Italia si entra con un lavoro, con un reddito. Oggi sentivo che qualcuno di sinistra diceva dobbiamo cambiare la legge Bossi-Fini. I principi e i presupposti della legge Bossi-Fini non si toccano e non si toccheranno. Quali sono i principi e i presupposti della legge Bossi-Fini? Che entra in Italia chi ha un visto, chi ha il nulla osta per entrare in Italia, chi ha un permesso di soggiorno, chi ha un contratto di lavoro, chi ha un reddito, chi ha una casa. In Italia abbiamo 5 milioni di immigrati regolari che pagano le tasse, che contribuiscono alla ricchezza del paese, perfettamente integrati perché hanno un lavoro, e loro non rappresentano evidentemente un problema, rappresentano un problema i 500.000 o più immigrati irregolari che, non avendo una casa, un reddito e un lavoro, evidentemente alimentano tutto quel mondo di criminalità illegale, sommersa. Penso al fenomeno delle baby gang, penso al fenomeno dello spaccio, penso a tutti quei fenomeni di illegalità che creano insicurezza sul territorio nazionale. Creano insicurezza chi commette illegalità ed è italiano,
crea insicurezza, chi commette illegalità ed è straniero e chi viola la legge deve essere sanzionato, tanto che sia italiano, tanto che sia straniero, mi permetto di dire, noi abbiamo una criminalità autoctona nazionale, un paese intelligente non somma criminalità straniera. Il 33% dei reati in Italia sono commessi da stranieri, il 45% dei reati commessi da minori sono commessi da minori di cittadinanza straniera, vuol dire che il fenomeno migratorio è stato gestito male, che l'integrazione non è stata fatta, perché se la sinistra dal 2012 al 2018 ci porta dentro 700.000 richiedenti asilo, o li integri tutti, quindi dai a tutti un lavoro, un'occupazione, e integrazione vuol dire rispetto delle regole, e il problema non è quello dell'accoglienza, ma il problema, in altra parola, è la convivenza. Chi viene in Italia deve rispettare le regole che ci sono nel nostro paese, se le rispetti sei il benvenuto, se non le rispetti evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Allora, la prima notizia è che verranno riproposti i decreti sicurezza. Ora io chiedo invece a Centinaio, c'è un altro problema. Primo problema, la sicurezza. Poi ci sono tutta una serie di richieste che vi fanno i sindaci, ve le elenco dopo e vediamo come inserirle, perché dopodomani si comincia a lavorare sul programma, quindi in qualche modo vanno inserite. C'è l'altro problema, che la signora che adesso è andata via va a fare la spesa e costa tutto il doppio. Come si fa ad affrontare quest'altra emergenza, che è l'emergenza economica? Beh, innanzitutto io, mentre parlavo, voglio fare una breve nota iniziale prima di rispondere alla domanda. Mentre parlava Nicola stavo pensando che secondo me bisognerebbe dargli, quando sarà il momento, bisognerà dargli la pensione per i lavori usuranti, perché fare il sottosegretario alla Lamorgese deve essere veramente una delle cose più difficili in questo governo, e non lo dico per piaggeria, con Nicola ci confrontiamo spesso in aereo e io penso, ogni tanto faccio ragionamento e dico, è vero che il mio ministro è un 5 stelle, ma un conto avere come ministro Patuanelli, col quale si può ragionare e soprattutto si riesce a lavorare, un altro conto è avere la Morgese che non ti permette neanche forse di spostare un foglio di carte. Quindi io vi chiedo di fare un applauso a Nicola, perché è veramente un lavoraccio quello che sta facendo, e lo sta portando avanti a testa alta, facendo fare bella figura alla Lega e non solo. Venendo alla domanda, noi siamo in un momento particolare perché tutti danno la colpa all'aumento dei prezzi, al fatto che ci sia la guerra. La stima che ci sarebbe stato un aumento dei prezzi l'avevamo già nel mese di ottobre, perché già nel mese di ottobre si parlava di un aumento, un possibile aumento dell'inflazione a partire da aprile, e non si parlava di guerra, nessuno pensava a quello che sarebbe successo poco dopo, perché il Covid aveva portato al tendenziale aumento delle materie prime nel mondo agricolo, un tendenziale aumento delle spese di trasporto. Pensate che solamente per noleggiare un container fino al pre-Covid si pagava sui 3-4 mila euro, 6 mila euro quando era caro, in questo momento il container che costa meno ne costa 18 mila e quindi molto di più. Sapevamo che ci sarebbe stato un aumento del prezzo dei carburanti, non pensavamo così tanto ovviamente, sapevamo che ci sarebbe stato un aumento del prezzo del gas, perché? Perché già nell'ottobre-novembre dell'anno scorso già si parlava comunque di speculazione, e questa è la parola che io continuerò a dire. Sapevamo anche che ci sarebbe stato solamente un aumento delle materie prime agricole. Pensate che il 2021 è stato un anno in cui, per quanto riguarda il grano, è stato un anno tremendo, perché già nel 2021, causa problemi meteorologici, c'era stato un meno 30% nei più grandi produttori, penso a Canada, penso a Russia, penso a Ucraina, ma penso anche in parte all'Europa, la stessa Italia, c'era stato un calo della produzione del grano. E a ottobre, quando ho convocato il tavolo del grano duro e del grano tenero al Ministero, i più grossi produttori di grano, i più grossi mulini in Italia,
parlavano del grano a livello mondiale che era stato acquistato dalla Cina a prezzi stratosferici per fare speculazione nel 2022. Quindi parlavamo già di ottobre. Cosa si può fare? Perché poi la domanda è cosa si può fare. Allora, quello che abbiamo fatto in questo momento è stato sicuramente, vabbè, che abbiamo fatto subito all'inizio della guerra, è stato quello di chiedere all'Europa la possibilità di poter avere lo sblocco della PAC e quindi la possibilità di avere più terreni da coltivare. L'Europa, che tutti continuano a dire bella, brava, simpatica e accogliente, l'Europa è quella che sta pagando gli agricoltori europei per non coltivare, perché dobbiamo andare dietro al sogno di Greta e della von der Leyen, che dice che gli agricoltori sono brutti, cattivi e sporcaccioni e sono quelli che inquinano l'ambiente. Io ovunque vado, io ricordo a tutti che secondo me inquina molto di più la tangenziale ovest all'ora di punta piuttosto che un'azienda agricola, e lo dico a onor del vero, perché ricordo che durante il Covid, quando la tangenziale ovest di Milano era vuota e le aziende agricole lavoravano per permetterci di mangiare e di vivere, il livello di inquinamento si era abbassato. E quindi la cavolata che ci dicono che la zootecnia italiana inquina, io ricordo a tutti che sono determinati tipi di condotta che facciamo anche noi quotidianamente che inquina più, molto più dell'agricoltura. Detto questo, il lavoro che stiamo facendo è stato in Europa chiedere lo sblocco dei terreni, e questo per fortuna c'è stato, e soprattutto cercare di dare dei fondi a disposizione del mondo agricolo per permettere al mondo agricolo di poter ovviare all'aumento delle materie prime e di poter produrre a prezzi più vantaggiosi. La cosa, e qui per non essere troppo lungo, la cosa che in questo momento stiamo proponendo nel decreto aiuti, lo sta proponendo la Lega, ma il ministro Brunetta si è preso i meriti, si vuole prendere i meriti, ma ahimè per il ministro Brunetta non si occupa né di bilancio né di agricoltura, ma si occupa di altro, è quello di chiedere al governo di abbassare l'IVA sui prodotti alimentari di prima necessità. Pane, riso, pasta, verdura, ci sono alcuni prodotti che devono in questo momento devono entrare nella spesa del consumatore, dei cittadini italiani, cercando di non essere impattanti sulla vita quotidiana. L'abbiamo fatto sulla benzina, non vedo il perché non lo si può fare sull'agroalimentare. Qua voglio ringraziare il sottosegretario Freni, che è quello che materialmente si è messo lì a fare i conti reggono almeno per qualche mese per permettere di bypassare questo periodo, e quindi la cosa che vogliamo fare è quella di aiutare da un lato gli agricoltori e le aziende di trasformazione, agricoltori, allevatori e pescatori, io li metto tutti insieme, e dall'altro lato aiutare il consumatore finale. Una piccola curiosità, citavi prima il grano, in questi due mesi è sembrato che tutto venisse dall'Ucraina, tu hai avuto grandi responsabilità nel mondo dell'agricoltura e le hai tuttora come sottosegretario alle politiche agricole e forestali, viene tutto dall'Ucraina? Ma assolutamente no, io poi ho anche la delega ai cereali, tra cui il grano, e di conseguenza quando è iniziata questa crisi praticamente tutti si sono voltati verso di me e adesso... E ora che facciamo? Ma allora... pasta è aumentata, lo diceva prima la collega, la pasta è aumentata ed è esperienza comune, insomma. La pasta è aumentata perché c'è un aumento non tanto della materia prima grano ma delle spese di trasformazione. Il problema grosso è le spese energetiche, ma anche nel mondo agricolo, per esempio, tutte le spese, i semi sono triplicati, tutto quello, i fertilizzanti sono 10 volte tanto. Pensate semplicemente le spese di carburante. Allora, per produrre il grano l'agricoltore ha bisogno del carburante, per trasportare il grano dalla sua azienda agricola al mulino c'è bisogno del carburante, per spostare la farina dal mulino alle aziende di produzione della pasta c'è bisogno di carburante, per trasportare la pasta dalle aziende di trasformazione della pasta alla grande distribuzione o al negozio c'è bisogno di carburante. Pensate a quanti passaggi e a quanti costi in più si deve sostenere.
in più per produrre il grano, per produrre la farina si utilizza tantissima energia, per produrre la pasta se ne utilizza altrettanta. Quindi questa è una cosa, è un passaggio che non tutti si rendono conto, e io non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma noi non abbiamo ancora visto il reale aumento del prodotto sullo scaffale. Perché? Perché la grande distribuzione finora ha cercato di tenere i prezzi abbastanza schiacciati, non ha ancora applicato sul consumatore finale gli aumenti di listino delle aziende di trasformazione. Questo sarà il problema più grosso in autunno, ed è forse anche per questo che qualcuno ha deciso di andare via dal governo, no? Perché fare il Presidente del Consiglio in un momento come questo non è il massimo della vita. Non lo produce solo l'Ucraina il grano, non lo produce solo la Russia. Il grano che viene prodotto in Russia e Ucraina è soprattutto grano che viene utilizzato per i paesi in via di sviluppo, per andare a utilizzarlo per produrre farina, per andare a soprattutto a rifornire quei paesi, soprattutto del Nord Africa. E quello è il problema più grosso. Perché? Perché c'è stato questo dibattito europeo? Mica perché il grano doveva venire in Italia. L'Italia il grano ce l'ha, l'Ucraina era un nostro diciamo fornitore, ma relativamente. Noi sull'Ucraina avevamo problemi per quanto riguarda altro, sull'Ucraina abbiamo il problema per quanto riguarda i fertilizzanti, per quanto riguarda i girasoli, il mais, cioè ci sono altri prodotti che dall'Ucraina arrivano. Voi state approfittando di me, perché di solito vi do i 15 secondi e adesso invece, perché io sono cattivissima, i miei colleghi più comunque la risposta è no, non è l'Ucraina il nostro produttore, non è l'Ucraina il nostro fornitore. Queste sono le dichiarazioni. Devo dire una cosa, noi importiamo tanto grano dal Canada. Signori, adesso non cominciamo per a tirar fuori la storia che il Canada utilizza glifosato e di conseguenza non possiamo importare il grano dal Canada perché c'è il glifosato, bla bla bla, perché sennò andrà a finire che la pasta non la produrremo più. Cioè, ci stava dando un'altra versione della crisi. Io passerei alla vice segretario. Io mi aspettavo che tu avresti fatto la domanda su questo, io ti sarei venuta dietro. Ci stava dando un'altra versione della crisi. Ma guarda, Gianmarco ha parlato in maniera encomiabile di quello che ha fatto e farà sul tema dell'agricoltura. Io cerco di stare nei tempi televisivi e dare due idee di cosa farà il centrodestra, sì, e cosa farà la Lega per cercare di alleviare questa crisi. Fammi fare un ringraziamento prima, perché ci tengo, da vice segretario della Lega, a tutti coloro che stanno permettendo questa splendida festa della Lega e quindi che stanno lavorando dietro il bancone, al ristorante, tra i tavoli, perché ci alimentiamo della forza e dell'entusiasmo dei militanti. Due cose, da ragazzo di 36 anni che ha avuto la fortuna, l'onere e l'onore di fare il vice segretario e di stare in Parlamento in questi ultimi 5 anni. Dal mio punto di vista, ridurre l'investimento e gli investimenti sul reddito di cittadinanza, che dal mio punto di vista dovrebbe essere cancellato domani mattina, perché serve in questo momento. Io l'ho votato, non mi nascondo dietro un dito, da parlamentare della Lega abbiamo votato il reddito di cittadinanza perché credevamo e pensavamo che fosse una misura utile a chi in quel momento non poteva lavorare. In questo momento il reddito di cittadinanza sta servendo soprattutto alle persone che non vogliono lavorare. Basta fare un giro per il lungomare di Cervia, il lungomare di Milano Marittima e chiedere ai ristoratori o ai proprietari di bar e di stabilimenti balneari se trovano e se riescono a trovare personale per la stagione turistica. E molti ti dicono no, non lo riesco a trovare, perché soprattutto i giovani preferiscono stare seduti su un divano e prendersi uno stipendio a gratis. Io penso che il futuro dell'Italia non deve essere un futuro basato sull'assistenzialismo, e oggi i soldi destinati al reddito di cittadinanza dovrebbero essere utilizzati per abbattere il cuneo fiscale e incentivare gli imprenditori ad assumere persone, incentivare le persone a produrre lavoro, incentivare le persone ad aprire attività commerciali, incentivare le persone a rimboccarsi le maniche
e poter esprimere la propria capacità, il proprio talento in Italia e non all'estero, perché spesso i talenti italiani, visto che in Italia non ci sono le condizioni, devono scappare all'estero. Altra cosa da fare è sburocratizzare, ridurre la burocrazia. Ci sono artigiani, commercianti, imprenditori che passano anni e anni della loro vita a compilare scartoffie burocratiche. Faccio un esempio e faccio una proposta. La proposta è quella del silenzio assenso. Se io devo iniziare un lavoro, chiedo il permesso al comune o un ente pubblico e dopo un mese nessuno mi risponde, io inizio con il lavoro e produco ricchezza e economia, perché magari... Che cos'è che stoppa questa cosa? Perché poi la sburocratizzazione, cioè, rientra in tutti i programmi di governo di tutte le coalizioni e poi a un certo punto si stoppa. Perché la burocrazia è un serbatoio elettorale. Perché dietro la burocrazia ci sono persone che evidentemente poi votano, spesso votano partiti, un partito di centrosinistra che si chiama Partito Democratico. Anche il centrodestra, quando è stato al governo, secondo me poteva far di più e dovremmo far di più dal 25 di settembre in poi, perché secondo me questo è un tema centrale. A tutte e tre, scusami, poi ti lascio la parola, a tutte e tre faccio le richieste. Prima i sindaci hanno fatto delle richieste ben precise, ripeto, perché martedì, cioè, due di voi si siederanno al tavolo, voi porterete delle idee a due di voi le porteranno su quel tavolo. Loro chiedono finalmente dare seguito all'autonomia. Ci si riuscirà? È un tema vincolante, cioè sì, no. Nel programma di centrodestra ci deve essere l'autonomia. Centinaio. Ha detto. Se l'autonomia non c'è il centrodestra, punto. Quindi siccome il centrodestra ci deve essere, all'interno della piattaforma politica del centrodestra, l'autonomia è la condizione sine qua non. Dobbiamo rispettare il voto dei Lombardi e Veneti che si erano espressi e a cui erano state fatte delle promesse. Seconda richiesta, più poteri ai sindaci. Oh. Assolutamente d'accordo, più potere ai sindaci, perché i sindaci sono il primo avamposto dei territori e dei cittadini. No, quindi... è bello perché Centinaio lancia lì l'amo che ogni tanto lancia qualche idea e poi dice tu il vice segretario. Vabbè, poi io... ce la spiega dopo la crisi di governo com'è andata. Sì, allora. Perché io poi ci tornerei su quel punto lì, le è sfuggito qualcosa, non fa niente, andiamo avanti. Quindi potere ai sindaci assolutamente sì, e sarà all'interno del programma di sicurezza. Io metto sicurezza. Il tema della sicurezza, che è un tema nazionale, ma che viene poi, e si parla di pubblica sicurezza, è un tema che poi viene ovviamente declinato a livello territoriale. E a livello territoriale ovviamente gli interlocutori dei cittadini e della garanzia di sicurezza, che si chiama sicurezza urbana, sicurezza partecipata, vedi i sindaci come coprotagonisti. Noi come Lega, insieme ai nostri sindaci, abbiamo messo lì alcune proposte che anche queste diventano condizione sine qua non affinché il centrodestra possa rappresentare in maniera seria e compiuta un'azione di governo di attenzione nei confronti dei territori e delle comunità locali per garantire coesione sociale, perché la sicurezza è la precondizione dello sviluppo del paese. Il paese cresce, il paese attrae investimenti, il paese attrae stranieri, attrae turismo se un paese è sicuro, perché sicurezza vuol dire vivibilità, vuol dire coesione sociale, vuol dire garanzia del senso di comunità, che sono principi imprescindibili dei territori. Fare sicurezza vuol dire, ad esempio, io sono particolarmente orgoglioso perché grazie a Salvini noi abbiamo dotato le forze di polizia nazionali di uno strumento che è il taser, che non è uno strumento di violenza ma uno strumento di difesa, non è uno strumento di offesa ma uno strumento di sicurezza per garantire l'incolumità delle forze dell'ordine. Il taser, che oggi è utilizzato dalle forze dell'ordine, deve essere utilizzato ad esempio anche dalle polizie locali. Più sicurezza vuol dire fare la riforma della polizia locale, gli agenti di polizia locale. C'è una legge che è una legge dell'86, sono 35 anni che gli uomini e le donne della polizia locale, che non sono operatori di serie B della sicurezza, ma sono operatori che hanno una propria dignità, devono avere stipendi, devono avere tutele, devono avere garanzie. Sicurezza vuol dire
investire nella videosorveglianza, che è uno strumento imprescindibile e fondamentale per controllare il territorio. Sicurezza vuol dire sul tema dell'immigrazione, oggi gran parte dei minori stranieri non accompagnati sono a carico delle comunità locali ed è profondamente ingiusto, parliamo di milioni di euro per gestire situazioni complicate e difficili, soggetti vulnerabili, e spesso e volentieri i sindaci non hanno le risorse per poter gestire questo fenomeno. Sicurezza vuol dire che sia lo Stato a farsene carico. Quindi sicurezza declinato come sicurezza urbana, dove i sindaci diventano coprotagonisti delle dinamiche di sicurezza del proprio territorio, e la Lega da questo punto di vista, grazie ai bravi sindaci, li avete sentiti prima qua sul palco, anche da questo punto di vista sono una garanzia di serietà e di credibilità. La Lega, lo dico perché giustamente Andrea prima diceva, la Lega è una forza politica di governo, la Lega è una forza politica di responsabilità, la Lega si è fatta carico dei problemi del paese. Guardate che sarebbe stato molto più comodo per noi stare all'opposizione, stare alla finestra, ma il vero patriottismo è quelli che nel momento del bisogno, quando il paese chiama, quando la patria chiama, la Lega risponde, e Matteo Salvini ha dimostrato coraggio, lealtà, responsabilità e maturità. L'ultima cosa che vi chiedo, no? Ed è una cosa tutta politica, qui mi dovete rispondere tutti e tre, no, tutti e tre, perché loro hanno chiesto coesione, ma non coesione così per dire, hanno chiesto che in qualche modo il centrodestra parlasse con una sola voce, che in qualche modo quello che loro raccolgono per strada potesse avere delle risposte che sono unitarie. C'è stato un vertice, c'era stato in precedenza, ci sono state parecchie baruffe, ci sono state tensioni, messaggi a distanza. Potete assicurare che si mette una pietra sopra su tutto e si è ricominciato? Ma io penso che hanno chiesto quello che chiedono gli elettori di centrodestra. Cioè, gli elettori di centrodestra stanno chiedendo al centrodestra di farsi vedere al proprio elettorato come una forza unica, che è quello, con tutte le differenze, perché ci siamo noi, c'è Fratelli d'Italia e c'è Forza Italia, siamo tre realtà diverse, abbiamo tre storie diverse, abbiamo anche tre tipologie di elettorati diversi. Però poi quello che l'elettore di centrodestra chiede in questo momento è quello di dimostrare che vuole sentirsi dire che il centrodestra non è litigioso, che il centrodestra andrà avanti e farà un'azione di governo importante, e soprattutto che il centrodestra debba governare questo paese senza doversi poi tutte le volte scontrare, come si è visto in altri governi. Perché poi c'è un problema, che fondamentalmente, e qua non voglio attaccare la categoria dei giornalisti, perché assolutamente ci mancherebbe anche altro, però molto spesso capita che se all'interno del Partito Democratico se le danno, è semplice dibattito interno all'interno del partito, no? Se c'è un dibattito all'interno del centrodestra, guardate quei barbari, ignoranti, razzisti, fascisti che se le danno, litigano, la Meloni dice una cosa, Salvini un'altra, Berlusconi un'altra, blu blu blu, e noi elettori di centrodestra molto spesso, sì, hanno ragione i giornalisti, litighiamo, guarda quelli del PD che sono bravi, belli, simpatici, alti, biondi con gli occhi azzurri, ecco. Spezziamo una lancia, però, visto che siamo qua in due, nemmeno in una, in due, spezziamo una lancia. Noi comunque, come dire, i titoli li dobbiamo fare, i giornali li dobbiamo fare, i telegiornali li dobbiamo fare, e il materiale non ci manca, direi. Non c'era mancato, eh? Non c'era mancato. Allora, quello che i sindaci chiedono e gli elettori chiedono ai nostri leader è: prendete, vi chiudete in una stanza, piuttosto ve le date, ma quando uscite parlate con una voce unica. Perfetto. Questo è quello che stanno chiedendo e questo è quello che deve essere. Poi ci saranno i momenti, io sono convinto che ci saranno i momenti dove Matteo dirà una cosa, Giorgia ne dirà un'altra e Silvio ne dirà un'altra, perché anche nelle più belle famiglie, anche nella famiglia del Mulino Bianco, quando chiudi la telecamera, penso che la mamma e il papà poi magari qualche diatriba ce l'hanno, e ci sta ed è giusto che ci sia, però poi quello che si chiede è poi di arrivare a una decisione unica, questo è. Noi speriamo che la sintesi non venga fatta, così abbiamo più materiale, diciamo. Lo sperate, eh? Lo speriamo. Quanto è faticosa questa campagna elettorale d'estate?
quanto è faticosa e come verrà organizzata questa campagna per i miei gusti dovete chiedere a mia moglie, perché noi avevamo prenotato le vacanze e sono andate a Ramengo. Questo è anche noi giornalisti avevamo dei piani prima che tutto questo succedesse. È faticoso. Ci avete lasciato il microfono a centinaia sì, no, perché così meno se sbaglio poi si telefonano a Matteo, dicono: Matteo, guarda che Gianmarco dice delle cagate sul palco, mandalo via. No, è veloce. Allora, chiediamo al vice, chiediamolo al vice segretario federale della Lega, io sono solo il sottosegretario. Quanto è faticosa e che tipo di campagna elettorale si prepara a fare la Lega? Beh, è una campagna elettorale, come stava dicendo lui prima, sicuramente veloce, suddivisa in due tempi, no? Il primo tempo si giocherà ad agosto, dove prevalentemente sarà mediatica, sarà social, perché la maggior parte della gente andrà in vacanza, ci sarà tanta gente a casa e quindi l'obiettivo nostro sarà quello di stare nelle piazze, nelle città, nei paesi ad ascoltare le persone che hanno difficoltà e a provare a dare risposte. E poi ci sarà la campagna elettorale di settembre, quindi dal 1 al 25 di settembre, in cui invece militanti, sostenitori e tutti i partiti di centrodestra cercheranno chiaramente di incentivare la gente ad andare a votare. Secondo me il primo obiettivo di questa campagna elettorale è aumentare l'affluenza e rendere le proposte dei partiti proposte credibili. Secondo me è una campagna elettorale che si giocherà su due aspetti. Il primo aspetto è quello dell'entusiasmo. Dobbiamo ridare entusiasmo agli elettori e dargli un motivo per andare a votare, farli sognare, fargli credere che non vendiamo sogni, ma che quello che diciamo davvero lo realizziamo. E l'altro elemento su cui si giocherà la campagna elettorale è la credibilità. È chiaro che vincerà, e noi su questo ne siamo un esempio, il partito che ha la classe dirigente più credibile e le proposte più credibili. Io credo che la Lega sulla classe dirigente e sulle proposte non ha niente da temere. L'obiettivo è quello di fare il primo partito del centrodestra. Ci siamo dati nella riunione del centrodestra come regola quello che il primo partito indicherà il nome del candidato premier. L'ambizione che credo di poter realizzare, che possiamo realizzare con i militanti della Lega, è quello di portare Matteo Salvini a fare il premier di questo paese, perché nel nostro simbolo c'è scritto Lega Salvini premier e quindi il nostro obiettivo è Salvini premier. È bravo. Io dico questo, che le elezioni amministrative, le ultime elezioni amministrative confermano che il 50% dei cittadini non votano. E quindi quello che diceva Andrea è vero, noi dobbiamo scongelare il voto congelato. E se abbiamo voto congelato vuol dire che la politica tutta in generale ha perso di credibilità e di serietà. E quindi il compito nostro è innanzitutto quello di presentare una piattaforma, un'agenda politica seria, fattibile, credibile, realizzabile, senza libri dei sogni. I cittadini non sono stupidi, i cittadini vogliono una politica attenta, una politica del fare, e credo che da questo punto di vista la Lega lo abbia dimostrato, lo dimostri quotidianamente governando territori, coi sindaci, coi suoi governatori. Credo che la Lega abbia dimostrato di essere, e lo ripeto, la Lega non è una forza politica di opposizione, la Lega è una forza politica di governo, di amministrazione, sa farsi carico dei problemi del paese. Nel 2018 ci dicevano è impossibile bloccare l'immigrazione clandestina, Salvini ha dimostrato, mettendoci la faccia, testa alta, con orgoglio, con coraggio, che bloccare l'immigrazione clandestina è possibile. E quindi io credo che la Lega ha idee, uomini, donne, un leader, una comunità. Quante sono le forze politiche che oggi riescono a mettere in piedi feste importanti come queste per essere all'altezza dei bisogni del paese? E io dico, la differenza tra il centrodestra e il centrosinistra qual è? Che nel centrodestra c'è una coalizione politica che vuole vincere e possibilmente vincente. Nel centrosinistra c'è un cartello elettorale che vuole impedire al centrodestra di vincere, e questa secondo me è la grande differenza. Noi abbiamo la forza e l'ambizione per poter vincere, perché questo centrodestra, le tre forze politiche più gli altri partiti del centro
che formano il centrodestra vogliono buttarci verso la destra, la Lega, Fratelli d'Italia, siamo fascisti, nazisti. No, siamo persone del fare, persone concrete, qua ci sono le condizioni e abbiamo dimostrato di saper già governare uniti il paese. Dall'altra parte siamo passati dal campo largo al campo aperto, poi qualcuno ha parlato di campo santo, campo profughi, perché c'è dentro di tutto e di più. Loro dovranno dimostrare come faranno a tenere assieme. Qual è il campo profughi? È bella, vero?